il respiro della terra. Abbiamo fatto questi 3 giorni di incontri fra professori universitari, contadini etici, contadini che rispettano la terra, professori che si rendono conto che stiamo sbagliando qualche cosa nella strategia di nutrire il pianeta. Abbiamo avuto tantissime informazioni, ma in sintesi dobbiamo cambiare strada. Dobbiamo cambiare strada per la produzione del cibo e la dobbiamo cambiare per la salute dell'uomo e per la salute del pianeta. C'è proprio una mancanza di consapevolezza da parte della gente, da parte del mondo, da parte anche delle autorità politiche. La ricerca scientifica negli ultimi 20-25 anni ha chiarito benissimo qual è il rapporto fra il cibo che mangiamo e le malattie che sviluppiamo. E ci sono alcune conclusioni chiave della ricerca scientifica. Uno è che stiamo esagerando con il consumo di cibo animale, e in particolare le carni rosse aumentano il rischio di numerose malattie, aumentano il rischio di diabete, aumentano il rischio di infarto, aumentano il rischio di alcuni tumori, in particolare i tumori dell'apparato digerente. Abbiamo stravolto completamente l'alimentazione dell'uomo con un eccesso di farine raffinate e zuccheri. Mangiamo in un modo completamente diverso da quello che ha mangiato l'uomo per tutta la storia dell'umanità fino a 70 anni fa. L'alimentazione che era presente in tutti i popoli del mondo fino alla rivoluzione industriale, fino a 70 anni fa, che era basata su cereali integrali, legumi, verdure, frutta, noci, nocciole, mandorle, come base dell'alimentazione quotidiana, che era poi la dieta mediterranea tradizionale, la dieta del contadino siciliano, del contadino calabrese. Questo modo di mangiare ci protegge dal cancro, ci protegge dalle malattie cardiovascolari, ci protegge anche dalle malattie del polmone, dalle malattie dell'apparato digerente, ci protegge anche dalle malattie infettive. Chi ha un'alimentazione non inquinata dai veleni dell'agricoltura, chi mangia biologico o biodinamico, si ammala meno di cancro. Già si sapeva da tanto tempo, da 30 anni praticamente, si sa che i contadini che usano la chimica in agricoltura si ammalano di più, in particolare di certi tipi di tumore. Il tumore che più aumenta fra i contadini sono i linfomi, i tumori del tessuto linfatico. Ebbene, gli studi recenti mostrano che chi mangia biologico si ammala meno di cancro in generale, il 25% in meno, e si ammala meno in particolare di linfomi, che sono i tumori che aumentano più nei contadini, il 75% in meno. Sapete, la rivoluzione industriale è stata una cosa molto importante, la speranza di vita dell'uomo è aumentata moltissimo. Negli ultimi 40 anni è aumentata di ben 10 anni, ma non è aumentata la speranza di vita senza malattie. La strada migliore per un allungamento della vita in salute è quella di non ammalarsi, non è quella di curarsi con i farmaci. E per non ammalarci possiamo fare molto con l'agricoltura. Andare da un modello industriale che ha lo scopo semplicemente di produrre di più e di aumentare il fatturato, ad un modello agroecologico in cui si rispetti la terra. E rispettiamola se non altro per salvare la nostra salute. Soprattutto l'industria della produzione della carne è una delle principali responsabili dell'inquinamento ambientale e dell'effetto serra. Il messaggio di questi giorni è: impariamo nuovamente ad essere contadini. Il contadino che conosce la terra e che sa come lavorarla, ma non con la tecnologia di ieri, con la tecnologia di oggi, con delle tecnologie avanzate di oggi. Utilizziamo il massimo delle moderne tecnologie
per lavorare la terra, però senza avvelenarla. E ci sono degli esempi, sono stati presentati in questi tre giorni dei meravigliosi esempi, delle meravigliose realizzazioni di una produzione significativa, ricreando l'ambiente agricolo con gli alberi, con le siepi, con i fossi, cosa che è scomparsa nel deserto agricolo di oggi della grande produzione. La terra è viva. Sapete, il 90% della materia vivente sta nel terreno. La terra è ricchissima di microbi. I microbi che sono quelli che fissano l'azoto dell'atmosfera, che estraggono i minerali dal terreno per renderli disponibili alle piante. Se noi li uccidiamo, la terra non sarà più in grado di produrre. Beh, queste sono fra le tante cose che abbiamo imparato. Ma una cosa importante anche che abbiamo imparato è che la biodiversità è importante per la salute della terra ed è importante per la salute dell'uomo. Un'alimentazione varia, ma nel senso che, per esempio, si sa che il consumo di verdure, di frutta, è qualcosa che riduce il rischio di vari tipi di tumori. Oggi l'agricoltura produce soltanto le varietà di cereali, di legumi, di ortaggi che rendono di più e si è ridotta drammaticamente la variabilità di quello che noi consumiamo. Si stima che negli ultimi 50 anni si sia ridotta di 40-50 volte la varietà degli ortaggi, la varietà delle frutte, la varietà dei cereali, la varietà dei semi. Dobbiamo invertire questa tendenza se vogliamo salvare noi e salvare il pianeta.